Nel frattempo la casa del Biscione scese in campo anche in Formula 1, prima con la fornitura di motori alla Brabham, ottenendo due vittorie con Niki Lauda nel 1978. Poi, agli inizi degli anni 80, partecipò con una squadra propria, con telaio e motore made in Alfa Romeo, ma senza ottenere particolari risultati. Restando però la produzione di auto di serie complessivamente ancorata su limitati livelli, la società fu ceduta alla Fiat, che pur integrandola nella produzione del gruppo, mantenne intatto lo spirito sportivo del marchio. Le nuove vetture, da allora, si sono contraddistinte per il propulsore boxer riservato alle cilindrate minori, per la doppia accensione, Twin Spark, e per l'abbandono della trazione posteriore, privilegiando quella anteriore.